Questa è l'immagine della finale. Spiega tutto la tua. La storia si ripete. E questa volta non ci sarà rivincita. Ed è impossibile da non eleggere. Pronto? Tanto mister, può parlare in questo momento? Sì, vai, dimmi tutto. Senti, ma hai già deciso cosa fai quest'anno? In realtà ancora no, perché comunque a Roma bene o male il progetto l'ho finito, anche se non ti nego che sto ancora pensando a quella maledetta partita. Però vabbè, come tutte le cose, piano piano metabolizzerò. Senti, io ho appena ricevuto una richiesta dalla Premier, ti può interessare? Ma è una cosa abbastanza importante di cui parlare. E sinceramente non è neanche questione di essere interessato, tu lo sai, a me piacciono le sfide, ok? Però comunque qui sto a casa mia, lì è un campione difficile la Premier, sai, quindi dovrei lavorarci bene e sinceramente non dovrei avere le motivazioni per farlo. Ma proprio perché ti piacciono le sfide, Fede. Allora sentimi, mi ha appena contattato il Leicester. Ranieri ha deciso di ritirarsi e quindi stanno cercando una persona che possa ripetere, anzi moltiplicare la sfida. Perché un anno, ok, abbiamo visto tutti quello che hanno fatto, ma il secondo anno è molto più complicato. Pensaci, Fe, sarebbe una sfida ancora più grande. Secondo me ci devi pensare, fidati che è un'occasione unica. Beh, se la metti su sto piano, sinceramente sì, la risposta potrebbe essere sì. Però, oddio, me lo dici in un momento un po' complicato, cioè non ti nego che al momento sto un po' disagiato e non saprei, cioè, quando dovrei partire, quando è che si comincia? Perfetto, allora parti domani. No, aspetta, domani è un modo di dire, vero? Ma non ti preoccupare, allora, tutto organizzato, domani alle 9 parte il volo, quando arrivi lì, subito diretto conferenza stampa ore 13, e alle 15 ti aspettano perché devi dirigere il primo allenamento. No, tu sei completamente pazzo. Cioè, io il primo allenamento ce l'ho già domani mattina, tutto programmato, tutto quanto, bellissimo, ottimo, e metti che io l'avessi rifiutato. Come se non ti conoscessi. Lo so che ami le sfide, non potevi mai rifiutare. Attaccato. È sempre il solito, mamma mia. E vabbè, dai, è tornata la carriera. Qualche settimana di pausa prima di ripartire era necessaria, ma ora ci siamo, ora è tutto pronto, ora è tornata veramente la carriera. In tantissimi mi avete chiesto che fine avesse fatto questa modalità sul mio canale, questa modalità che tutti seguono, tutti amano, compreso ovviamente me. Ebbene, oggi, 9 ottobre 2016, siamo pronti a ripartire. O meglio, non proprio oggi. Questo è solamente il video presentazione, perché il primo episodio vero e proprio uscirà domani, il 10, alle 14. Quindi ovviamente seguitelo. La squadra, come sapete e come forse qualcuno di voi aveva già intuito, è il Leicester. Eh sì, mannaggia Zlatan, oh. Enigma ha firmato con la Roma, quindi allenerà appunto la società capitolina, che è rimasta orfana dell'allenatore Federico Marconi, che si è spostato all'Leicester. Eh sì, perché praticamente vi ha spoilerato tutto lui. E non vi nascondo che un po' di dispiacere c'era, dato che comunque avevo tentato di tenerla segreta sta cosa. Però comunque mi fa piacere che solamente 10 persone su 20.000 si siano accorte che la squadra scelta era l'Leicester, e quindi le altre restanti persone non lo sapevano. Spero comunque che vi possa piacere come squadra. Il progetto, ragazzi, c'è, perché il nostro Claudiuccio nazionale, Claudio Ranieri, se n'è andato in pensione.
dimensione nel nostro universo parallelo. Noi quindi dovremo cercare, proprio simbolicamente per questo suo ritiro, diciamo, di costruire una squadra più giovane, non troppo, perché sapete che a me piace il realismo, ma comunque una squadra che possa confermarsi, riconfermarsi. Come ho sempre detto, riconfermarsi è sempre più difficile che stupire. Ragazzi, lasciate un like se questo video e questo progetto può interessarvi, vi invito a seguirlo. Domani uscirà il primo episodio alle 14. Vi invito anche, se non lo siete già, ad iscrivervi al mio canale. Ma comunque io vi do appuntamento a domani e ai prossimi video. Un bacione, bella, ragazzi.